in 30.000 nelle aree di risulta per applaudire i Pooh nel concerto gratuito organizzato dall'amministrazione comunale per il Capodanno. Pescara nel cuore, sempre un piacere tornare in questa città. Il saluto dei Pooh dal palco allestito nel terminal bus. In tantissimi da tutta la regione sono arrivati per ascoltare il gruppo che ha segnato la storia della canzone italiana. Subito il ricordo va a Stefano Dorazio, lo storico batterista scomparso nel novembre del 2020. Il suo gruppo lo ricorda dal palco con parole di grande emozione. Poi iniziano le canzoni, senza tempo, con tutto il pubblico a cantare in coro. L'area di risulta si riempie ben presto e gli addetti alla sicurezza sono costretti a mettere delle transenne per impedire l'afflusso per questioni di sicurezza. In tantissimi sono rimasti fuori, ma si sono sistemati lungo corso Vittorio Emanuele ad ascoltare il concerto e a cantare le canzoni. Soddisfatto il sindaco di Pescara Carlo Masci con l'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese. L'evento ha avuto un ritorno economico importante per il territorio, ma soprattutto un ritorno d'immagine impressionante per la nostra amata città. Assessore, ma i Pooh cosa hanno detto? Li abbiamo visti nel Brindisi. Pescara nel cuore, hanno detto, sono rimasti molto colpiti da Pescara, dal calore e dall'accoglienza.